Un saluto a Carolina e benvenuta sui Music Fan. Ciao. Ciao, grazie mille. Guarda, innanzitutto è un piacere conoscerti, anche se a distanza, anche perché, come dire, sei considerata la Mary Poppins 2.0, ma sei un vero e proprio mito. Grazie, grazie mille. Sono sempre molto contenta quando mi etichettano in questo modo perché è uno dei miei film preferiti dell'infanzia ed è un po' quello che io cerco di fare con i bimbi. Certo, ma tra l'altro questo ruolo, Mary Poppins 2.0, ti gratifica, ma comunque ti mette anche un po' di pressione? Pressione, dici? Sì. Ma no, nel senso che è sicuramente una responsabilità. Però io, al di là del fatto che caratterialmente sono una persona con un grande senso di responsabilità, la responsabilità nei confronti dei bambini è una cosa che io mi autoimpongo, non aspetto che sia la società o comunque i miei datori di lavoro, ecco, a sottolinearmela. No, io sono entrata nel settore dei bambini e il mio approccio è stato da subito un approccio consapevole dell'importanza del pubblico e del messaggio e quindi anche un po', sai, del fatto che ovviamente ti riferisci a un pubblico così piccolo che qualsiasi cosa tu dica o faccia, è molto probabile che verrà replicata e avrà un impatto sulla loro educazione, sul loro futuro, sul loro linguaggio, sulla loro psiche. Di conseguenza, tutto questo pacchetto fa parte appunto del pacchetto responsabilità che poi io cerco di portare, di seguire, di avere. Certo, ma qual è il segreto per incuriosire grandi e piccini? Ma guarda, io credo che sia l'energia, sicuramente, la positività. Perché quella non si può fingere, ce la devi avere e si vede, perché quando una persona è una persona positiva, è una persona solare, si vede, irradia. E quindi credo sicuramente questo. I bambini hanno un linguaggio molto meno complesso rispetto al nostro, no? Perché hanno molte meno sovrastrutture. Di conseguenza sono molto empatici e allo stesso tempo diretti. Vedono, percepiscono, sentono, reagiscono, ok? Di conseguenza, probabilmente avere a che fare con una figura molto positiva, molto limpida, molto propositiva, che infonde fiducia, infonde allegria e allo stesso tempo cerca di farli divertire, ma mantenendoli in una zona con delle regole comportamentali di linguaggio, io credo che tutte queste cose insieme li mettano in una comfort zone che gli consente di vedermi veramente come un punto di riferimento e una figura all'interno della loro vita, cosa che fanno anche i genitori, perché tutto quello che ho citato prima sono tutte cose che ovviamente vedono e percepiscono anche i genitori, che invece poi possono fare, essendo adulti, delle riflessioni e si rendono conto che questo tipo di figura è una figura, e parlo di me in terza persona, è una figura positiva e pulita per i loro figli. Certo, assolutamente. Ma tra l'altro, appunto, tu hai appena pubblicato anche un nuovo singolo che è La Zanzarita. Comunque, anche musicalmente è un pezzo molto interessante, perché è vero, è un pezzo per bambini che fa ballare, è un pezzo decisamente estivo, però comunque anche proprio dal punto di vista strettamente artistico è estremamente interessante nella sua semplicità. Beh, sì, perché in realtà le mie canzoni vengono fatte da veri e propri professionisti, nel senso, tante delle mie canzoni sono fatte per esempio dal mio compagno, che è un produttore musicale, che adesso Riccardo, è Riccardo Scirè, sì. Riccardo, sì, Riccardo Scirè, che è appena uscito con la nuova canzone di Elettra, con la canzone di Paola e Chiara, nel senso che lui scrive canzoni pop italiane. Non solo, ma prevalentemente. E quindi quando ovviamente creiamo una canzone e musicalmente crea una canzone, lo fa pensando a tutti, non solo ai bambini, ma pensando anche agli adulti, perché poi, diciamocela in modo molto sincero, i genitori sono costretti a vedere i prodotti che i loro figli guardano, non è che possono esimersi, possono farlo, sì, possono lasciarli ovviamente davanti a YouTube. Però a mio avviso, sempre con
un po' di, ecco, di accortezze, no? Perché non si sa mai, insomma, YouTube è un po' la terra di nessuno, bisogna sempre stare attenti. E di conseguenza, noi, pensiamo appunto a questo, al fatto che gli adulti devono necessariamente visionare i prodotti per i loro figli e di conseguenza, perché non fare qualcosa che dia gioia e intrattenga anche loro stessi. E questo è un po', il pensiero alla base di tantissime delle canzoni che facciamo. Non tutte, ovviamente, nel senso che poi ci sono anche delle canzoni che nascono proprio per essere delle piccole filastrocche per bambini. Però poi, diciamo, quelle con dei temi un pochino più specifici come la canzone estiva, oppure la canzone natalizia, oppure la canzone del carnevale o di compleanno, sono delle canzoni che tu metti in determinate festività che includono tutta la famiglia. E allora, secondo me, lì è bene andare a sondare dei sound un pochino più, cioè, come dire, che raccolgano tutti. Assolutamente, ma tra l'altro lo scorso dicembre invece hai condotto le prime due puntate dello Zecchino d'Oro. Cosa rappresenta lo Zecchino d'Oro nell'immaginario collettivo e per te, diciamo, è stata, immagino, anche una consacrazione? Beh, guarda, allora, nell'immagine collettivo sicuramente è un po' il festival dei bimbi, no? Il festival di Sanremo dei bambini. Poi è normale che la risonanza che ha è diversa dal festival degli adulti, è ovvio perché anche il pubblico è proporzionato al tipo di format, ma è un format molto bello, molto accattivante. Carlo ha fatto veramente un ottimo lavoro e anche tutti i conduttori che mi hanno preceduta hanno fatto un ottimo lavoro. Io ho condotto per lo Zecchino diversi speciali già in passato, dalla festa della mamma, ai festa dei nonni, ad Halloween, eccetera. E arrivare alla conduzione del festival vero e proprio, ovviamente è stato un grande onore, mi ha fatto veramente molto, molto piacere e spero insomma che si sia vista la dedizione che io e il mio collega Andrea Dianetti abbiamo riservato a questo piccolo festival dei bimbi e insomma spero che si sia visto anche il lavoro e che sia stato apprezzato. Decisamente. Senti, ma come riesci a conciliare il ruolo di mamma e di star? Beh. No, di star, no. Io non sono una star, sono una grande lavoratrice. Io sono una grande Sei anche lavoratrice. una super mamma, come appunto dice anche una Sono una canzone. super mamma, che tra l'altro, ecco, quella canzone, per esempio, è una canzone che il mio compagno ha scritto per me da solo, dedicandomela. E allora, come riesco? Riesco come fanno tutti i genitori. Mi cerco di barcamenarmi tra mia figlia, gli impegni, le riunioni, e se qualcuno me la può tenere, chiama la babysitter, e se la babysitter si ammala, allora, non lo so, chiama la sorella, il nonno, la nonna, il last minute, sperando che siano liberi. A seconda di dove mi trovo, in quale città, perché poi se sono a Roma attingo alla mia famiglia, se sono a Milano attingo alla famiglia del mio compagno e se sono a Roma o a Milano ho due figure di riferimento, due babysitter che sono riuscita a trovare su entrambe le città, che Lili oramai conosce, che sono veramente due persone, soprattutto quella di Milano, sono Alena, è veramente una persona oramai di famiglia e anche su Roma questa ragazza che abbiamo trovato è da poco che ci aiuta, ma è veramente indispensabile. Io ovviamente mi avvalgo di queste figure come fanno tutti, nel senso quando devo lavorare, quando ne ho necessità e allora mi assolutamente chiedo aiuto, altrimenti di solito mia figlia viene con me. Nei tour, per esempio, lei è stata con me, col mio compagno, l'abbiamo gestita. È un po' più difficile da qualche mese a questa parte perché proprio non dorme, cioè, non dorme. Quindi anche stanotte io vengo, credo, da 4 ore di sonno spezzate, due prima, poi una, poi un'altra, e entri in questo loop in cui dici ma no, vabbè, non ce la fai, e invece poi ce la fai, e dici, vedi, ce l'hai fatta, bene, allora lo puoi replicare, è abbastanza complesso, però si fa, l'hanno fatto tutti, lo facciamo anche noi, si fa soprattutto quando ci tieni anche al tuo lavoro.
e io al mio lavoro ci tengo tantissimo e allo stesso tempo ovviamente tengo a mia figlia, all'educazione di mia figlia e a voler essere presente nella vita di mia figlia e quindi ecco, si fa quello che si può. Diciamo che adesso appunto c'è un'estate favolosa, appunto, il tour è già iniziato, ma cosa dobbiamo aspettarci degli spettacoli? Allora, è un po' come quello di Natale, nel senso che è un piccolo musical a tema scolastico estivo, nel senso che parliamo della fine della scuola e dell'inizio delle vacanze estive. Quindi affrontiamo delle tematiche scolastiche, tra cui soprattutto alla base c'è la comunicazione tra gli insegnanti e gli alunni e le alunne. E quindi quello che a volte è una comunicazione che viaggia su binari molto diversi, subentro io per cercare di, come dire, di farli viaggiare sullo stesso binario. E questo ovviamente è un concetto molto importante, va visto in chiave kids. Quindi come dire, un messaggio e una storia molto semplici che arrivano senza nessun tipo di problema ai bimbi di qualsiasi età e per quelli più piccolini si balla e si canta tantissimo. Che meraviglia. Senti, l'ultima domanda è legata appunto al tuo percorso artistico. Qual è a oggi l'aspetto che ti rende particolarmente orgogliosa di quello che fai? Allora, sicuramente il fatto di curare a 360 gradi il mio progetto, proprio come direzione artistica. Devo dire che mi riempie di gioia perché quando vedo degli ottimi risultati, so che vengono, me ne assumo, come dire, la responsabilità nel bene e nel male, perché poi se c'è qualcosa che va male, mi assumo la responsabilità di quello che sta accadendo, però vedere che viene apprezzato tutto così tanto mi dà tanto orgoglio perché, come dire, cerco veramente di metterci l'anima e tutte le competenze che ho acquisito negli anni in ogni singolo frame. Ovvio che io non lo faccio da sola, siamo una grande squadra, siamo tanti e tutti veramente competenti. A oggi mi sento di dire che ho un super squadra, da Sony Music alla parte di produzione video di Storyfarm, il grafico Sean è incredibile, la produzione musicale, neanche a dirtelo perché ne abbiamo parlato prima, devo dire che siamo riusciti a mettere insieme una squadra di altissimo livello e lo facciamo perché i destinatari di questi prodotti sono molto piccoli e proprio per il discorso della responsabilità che abbiamo nei loro confronti deve essere tutto perfetto. Quasi, la perfezione non esiste, è un gusto, è tutto un gusto, ovviamente c'è chi piace e chi non piace. Sono felice perché 9 su 10 piace e a noi siamo felicissimi di questo e le persone a cui non piace accettiamo le critiche, anzi le chiediamo perché se c'è modo di modificare, cambiare, migliorare, noi siamo in continuo cambiamento. Senti, io non posso che ringraziarti, ti auguro buona musica e a presto. Grazie mille a voi.